Emissioni totali ridotte del 55%, incremento dell'utilizzo di biocarburanti e di energia verde, attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promozione di una cultura aziendale della piena sostenibilità. Sono i più significativi obiettivi raggiunti da Kuwait nel 2020, messi nero su bianco nel nuovo bilancio di sostenibilità 2021. Ridurre le emissioni del 55% è un traguardo, un obiettivo, un risultato estremamente positivo che non si raggiunge attraverso una singola azione. È necessario mettere in campo tante azioni per raggiungere questi risultati. L'azienda ha significativamente ridotto le proprie emissioni totali rispetto all'anno precedente, grazie all'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, un traguardo che è anche un obiettivo sempre più ambizioso. Attualmente il 60% dell'energia elettrica che utilizziamo proviene da fonti rinnovabili. Il nostro obiettivo per il prossimo anno è di raggiungere il 100%, quindi che la totalità dell'energia elettrica che viene utilizzata nella rete Kuwait proviene tutta da fonti rinnovabili. Importante l'incremento nell'utilizzo di biocarburanti miscelati nel gasolio, biocarburanti protagonisti di diversi progetti che hanno come obiettivo di individuare e implementare gli investimenti nella filiera di produzione. Ma soprattutto in una fase complessa come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia, Kuwait ha messo in campo interventi e processi aziendali per un nuovo modello di resilienza aziendale. L'obiettivo è garantire e salvaguardare la continuità lavorativa e la pienezza retributiva, oltre a salute e sicurezza delle condizioni di lavoro. Siamo riusciti a garantire la piena sicurezza a tutti i dipendenti attraverso un'azione che è stata pervasiva di tutte le attività, quindi abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le attività che venivano svolte, cercando per ciascuna di esse il modo migliore di essere gestita in un momento così importante. Chiaramente questo è stato anche un anno in cui, anche attraverso la tecnologia, siamo riusciti a massimizzare delle forme che già erano presenti in azienda, delle forme innovative di organizzazione aziendale, quali per esempio lo smart working, che ci ha consentito naturalmente, soprattutto nei periodi di maggiore severità della pandemia, di garantire sicurezza per tutti. E questo garantendo anche le operazioni e l'efficienza di tutto il nostro sistema, che è fondamentale per garantire energia a tutto il paese.